Ascoltate, signori, ascoltate. La storia che ora vi racconterò, per la sua drammatica tragicità, è una di quelle che la memoria umana ha per sempre dimenticato. La vita, le criminose, le tragedie, le sanguinose imprese, gli omicidi, le rapine, le estorsioni dei cosiddetti briganti nella terra dei trulli, io vi canterò. Ascoltate, ascoltate! 1862 accadeva ad Alberobello. Due frati cercatori cappuccini, padre Mariano e padre Zaccaria, discutono con donne e contadini di questa terra pieni di briganti. Alcuni dei signori liberali che sono interessati alla faccenda dicono ai due frati: attenzione, perché i briganti sono senza pietà. Narravasi che due capi famiglia non fanno maritare i loro figli per colpa di un albero di ulive che anni fa li fece litigare. Nel pieno delle loro discussioni sconvolsero il sarto del paese. Minguccio, cuore mio, ti chiamava, usava il suo corpo di ingannare. E mentre lui prendeva le misure, cercava la ricchezza nelle case e raccontava a tutti i suoi briganti che sempre pronti erano a rubare. Così Francesco Monaco e compagni comprava la fiducia di Minguccio, le truffe, gli inganni, la superbia non possono comprare la fedeltà. E c'era anche Rocco Chirichigno, del Monaco acerrimo rivale, in lotta per le donne e per le aree. Per questo la questione di Nimale, la fede di Gesù e nei suoi santi, riposta negli amici ancora briganti. La fede non deve vacillare tra dubbi e paure in fede. Tutti vanno via, chi con orgoglio, chi con rabbia, chi con tanta paura. Cosa ne sarà di quella donna? E Rocco Chirichigno, detto Coppolone, riuscirà a vendicarsi di Francesco Monaco, il brigante, per aver calpestato il suo onore? La fede può essere una speranza. E la fiducia può essere incondizionata. Ma la fedeltà si impara o è innata? Per dare una risposta a tutti questi quesiti e per conoscere tutte le altre verità della storia, vi invitiamo il 22 e 23 agosto alla Notte dei Briganti. Stato buono! Stato buono!